gli effetti del lockdown sul settore immobiliare con l'intervista di Gian Occhetti. Dottor Condò, siamo già in crisi nel mercato immobiliare napoletano e campano? Il settore commerciale e il settore turistico sicuramente è entrato in crisi con forti ripercussioni sui canoni di locazione che però riteniamo difficilmente possano crollare in quanto i proprietari già sono stati fin troppo vessati dal punto di vista fiscale. Come cambierà la tipologia degli immobili, il mercato in Campania a Napoli? Ma allora il lockdown ci restituirà una domanda totalmente diversa, non più spazi futili ma spazi utili, tornerà negli appartamenti, tornerà l'ingresso come spazio per la sanificazione, le dispense, i ripostigli, le aree scoperte avranno fondamentale importanza e spazi di lavoro destinati allo smart work. Quindi non sarà indispensabile abitare nel centro cittadino? Ora, fermo restando che il centro continuerà ad avere il suo valore, ma è ovvio che ci sarà una maggiore omogeneizzazione, una diversa distribuzione della domanda su tutto il territorio campano. Quindi se devo trovare degli spazi devo andare ovviamente fuori Napoli, fuori Caserta, fuori Avellino. E riprenderanno valore evidentemente anche questi immobili che prima lo avevano perso. Come ci dobbiamo orientare nel mercato? Ma ovviamente l'agente immobiliare riveste un ruolo sempre più importante per poter accompagnare l'acquirente e il venditore ad una compravendita tranquilla al giusto prezzo valutato proprio dall'agente immobiliare.